appena alzate. Oh bella ciao, oh bella ciao, alla mattina appena alzate. In risaia ci tocca andare, e tra gli insetti e le zanzare. Oh bella ciao, oh bella ciao, e tra gli insetti. Io avevo frequentato la scuola fascista e quindi persuasa, tra l'altro il fascismo aveva per le ragazze una tensione che era quella dello sport, e io facevo ginnastica e riuscivo in alcune gare, per esempio il salto in lungo, il lancio del giavellotto, il lancio del peso. E allora io non, a parte che tutti noi, credo, noi che andavamo a scuola non avevamo senso critico, né potevamo averlo, perché la scuola era quella, il paese era quello, cioè, per noi andava bene. Quindi anche quando è scoppiata la guerra siamo rimasti male, perché la mia mamma piangeva e le reazioni di qualcuno ci sono state, però non, il paese era ormai assuefatto al fascismo, credere, obbedire e combattere. E ancora noi non ci rendevamo conto. Pensi che io avevo una professoressa che veniva ogni tanto a fare supplenza ebrea, la più brava, diciamo, dell'istituto, sapeva la Divina Commedia a memoria, era bravissima. Una mattina non viene più a scuola e dicono: e l'hanno mandata via perché era un'ebrea. Ma non ci siamo resi conto, non abbiamo capito. Però io avevo un fratello che faceva una scuola prima di me, e aveva un compagno di banco che era figlio di un socialista, e quel papà veniva picchiato spesso, preso di notte, e allora il compagno glielo raccontava, e mio fratello aveva già incamerato un po' un giudizio critico negativo sul fascismo. Poi scoppia la guerra, lo richiamano soldato e è richiamato a Verona come autiere, e nel 42 lo spediscono, in giugno lo spediscono in Russia, nella campagna di Russia. Essendo autiere, sono da Verona, si sono spostati, che andavano verso il fronte orientale, con il treno che trasportava i camion. Allora sui camion c'era scritto viva Roma, sembrava che andassero a portare la civiltà in Russia. E in quel momento forse anche mio fratello non aveva capito bene cos'era la guerra, perché partivano, erano tutti giovani e salutavano con entusiasmo, avevano 20 anni. Io mi ricordo avevo portato un ramo di ciliegio e lui me lo sventolava andando via verso Tirolo. Durante il viaggio però lui ha avuto delle esperienze che gli hanno fatto capire che cos'era la guerra, ma soprattutto che cos'erano i fascisti e i nazisti, soprattutto il comportamento dei nazisti. I racconti di mio fratello, che erano orribili perché aveva avuto a che fare con la violenza dei tedeschi contro gli ebrei nei territori russi, ed essendo mio fratello un autiere aveva dovuto portare una volta un comandante quando facevano le fucilazioni in massa. Quando i tedeschi arrivavano andavano da quello che si chiamava il sindaco, diciamo, lo Staroska mi pare che si chiami, e quello doveva denunciare tutti gli ebrei residenti. Allora andavano a prenderli e li eliminavano. Ma poi c'era stato anche un altro episodio, prima, quando lui arriva a Cracovia, che è proprio in viaggio, che scendono dai pianali col camion nella stazione, lui vede nella stazione un sacco di gente con una fascia, con una stella, ma non capisce perché nessuno sapeva di questa cosa. E gli si avvicina una ragazza che vuole un limone, no, vuole un limone, vuole del pane, questa ragazza aveva fame, e mio fratello, che non ne aveva di pane, aveva sul camion un limone. Allora va a prendere il limone e fa per darglielo, arriva un tedesco, gli dà una frustata e fa partire il limone e dice Juden. Dopo abbiamo saputo che erano quelli che, scesi dai treni, li portavano nei lager Auschwitz.
E come ho detto prima, lui essendo lampiere, un giorno ha avuto l'ordine dal suo maggiore di andare in un posto dove lo avevano invitato i tedeschi, ed era un luogo di esecuzione. Tant'è vero che ricordo che le diceva il colonnello Rossi, diceva lì, non mi ha detto a un certo punto andiamo via perché donne, bambini, vecchi, tutti li spingevano nella fossa comune e poi gli passavano a sparare. Allora, quando lui è venuto a casa e ci ha raccontato queste cose, poi ci ha raccontato che cosa era stata la ritirata, che i tedeschi non davano loro neanche la benzina, che loro non avevano né le scarpe né per ripararsi gli indumenti, gli alpini li avevano mandati con le corde, con le picconi, in Russia come se ci fossero le Alpi. E allora quei racconti ci hanno svelato già i bombardamenti, la fame che pativamo noi, i razionamenti, già ci avevano fatto capire la durezza della guerra, ma ancora si viveva quasi come una fatalità, come se la guerra fosse un destino. E invece quando ci siamo resi conto, abbiamo capito che la guerra l'avevano voluta, e soprattutto l'aveva voluta due, allora abbiamo capito che era giusto ribellarsi. E ritorno sempre a spiegarlo, a dirlo, la prima spinta alla resistenza, nonostante tutte le esperienze diverse, è stata la rivolta morale contro la guerra. Quindi quando lui è tornato, che si è salvato dopo direi l'inferno della Russia, quando è tornato era già cambiato, anche fisicamente sembrava più uomo ed aveva un comportamento quasi rabbioso proprio, non riusciva proprio tanto a parlare. E siccome è tornato nel giugno del 43, lui non voleva più ripresentarsi, invece era obbligato a ripresentarsi. E c'era sempre la discussione che mio papà diceva, se ti prendono sei un disertore e quindi ti fucilano. Hai fatto una campagna di Russia tremenda, vuoi morire qui, torna a Verona. Allora lui obbediva e tornava a Verona, ma sempre malvolentieri. Il 25 luglio cade il fascismo, da Verona a Vicenza sono pochi chilometri, e lui e un altro suo amico riescono a tornare a casa. Però con il caduto del fascismo non è finita la guerra e non è finito niente in pratica. Allora ritorna a Verona, sempre malcontento, però quando c'è l'8 settembre, allora lui riesce a tornare a casa. Ci sono i bandi con le minacce e mio fratello dice, io dopo la Russia non farò più nessuna guerra, io non voglio più fare la guerra per i fascisti e per i nazisti. E lì comincia la preoccupazione. Tra l'altro viene anche un suo compagno che ha fatto la Russia con lui e domanda ospitalità per un mese a casa nostra, perché in quel momento c'è il pericolo di essere presi e portati o come renitenti portati in Germania oppure mandati a combattere con i fascisti. E mio fratello invece non vuole più andare. E allora racconta quello che ha visto in Russia. Gli armamenti, tutto il denaro, il mercato delle armi, offusca questo desiderio di pace che in fondo il popolo e la gente comune ha. Perché se guardiamo anche la resistenza, per la prima volta partecipa il popolo, partecipa la gente comune. Noi ci chiamavamo Brigata Mazzini, era ricordo del Risorgimento. Però a differenza del Risorgimento, che aveva la borghesia soprattutto protagonista, qui protagonista è anche il popolo. E direi che una parte importantissima l'ha fatta le donne, perché lo diceva anche Pertini, se non ci fossero state le donne,
gli uomini non potevano muoversi, i rifornimenti li portavamo noi, le comunicazioni le portavamo noi. La sera, di giorno mio fratello non usciva molto per non farsi trovare, però la sera usciva e tornava a casa tardi e la mia mamma era un po' preoccupata, dove va, dove non va. Allora una sera un po' aveva bisogno lui e un po' io avevo così desiderio di farlo parlare, ho detto ma si può sapere dove vai? Vado coi partigiani, coi banditi. Insomma, tu credi a quello che scrivono i giornali? Sui giornali c'è scritto che sono banditi, che sono briganti, e allora lui dice, senti, io domani ho bisogno di te, e lì comincia a parlare, dice, ho bisogno di te perché ti devo mandare a portare un messaggio al nostro comandante, e vedrai che banditi siamo. Io fa gli elogi di questo comandante. Giorno dopo mi manda del comandante, io pensavo di trovare un ufficiale militare così, e invece era un giovane di 32 anni ed era un ingegnere di Tiene che era stato nominato comandante della brigata Mazzini di Tiene. E mio fratello si era messo in contatto con lui tramite il nostro medico condotto. E allora con lui aveva organizzato un gruppo, chiamiamolo così, il battaglione Berici, che era collegato con la brigata Mazzini. E allora da allora io ho cominciato a tenere collegamenti con i partigiani del Veneto, sono arrivata fino a Bologna, fino all'altopiano di Asiago, ecco, tutto diciamo, il Vicentino, e molte volte accompagnavo il comandante, altre volte accompagnavo persone che dovevano arrivare da noi. Quando il comandante, che era di Tiene, però aveva una casa proprio vicino a noi, in un paesino, proprio il paesino confinante con il nostro, siccome c'era dopo il lancio ad Asiago, i tedeschi e i fascisti avevano avuto sentore che c'era la resistenza organizzata nel Veneto, hanno cominciato le ricerche, sono venuti a conoscenza che c'era questo Chilesotti, gli hanno imposto una taglia e hanno cominciato a fare ricerche, rastrellamenti. Allora lui si è trasferito nella casa che aveva di campagna vicino a noi e da di lì hanno cominciato a trasmettere, ad avere contatti con il sud perché si spostassero diciamo, i rifornimenti sui nostri colli. E così loro hanno, mio fratello, che era un po' il comandante diciamo, di questo gruppo, e insieme al comandante vero della Mazzini, sono andati a cercare il luogo, longitudine, latitudine, tutto quello che era necessario sapere per orientarsi. E così il 10 agosto del 44, perché questo magari lo sanno tanti, comunque si trasmetteva prima un messaggio che era di avviso per 3 giorni e il terzo giorno si trasmetteva un altro messaggio che era quello definitivo. Allora alle 5 del pomeriggio Radio Londra dalla Svizzera Monteceneri trasmetteva questi messaggi. Io e il mio fratello più piccolino, che aveva 17 anni, avevamo il compito di ascoltare alla radio alle 5 sempre a Radio Londra, che era proibito. Però noi ascoltavamo, allora abbiamo sentito la sera, quando abbiamo sentito quell'ultimo, La paura fa 90, allora abbiamo cominciato a metterci in agitazione, a chiamare Tizio Caio, e siccome bisognava poi avere anche un camion che aiutasse a sistemare questo materiale, c'era uno della città, di una città del Trento, sempre Tiene, la città oltre Vicenza è Tiene. Allora dicevo, chissà come farà, se riuscirà a venire in tempo. Insomma, si vede che avevano ascoltato anche loro e abbiamo visto, si vedeva dal monte arrivare il camioncino e poi il comandante e poi mio fratello e altri 2 nostri amici che erano ragazzi che venivano in vacanza.
nel nostro paese, che però erano già laureati e che avevano abbandonato il lavoro per unirsi a noi, e quindi tutti avevano i fari, tutto preparato su a questo posto che si chiamava Campo 26. E il Campo 26, i fari disposti a T, mio cognome, il cognome di mio fratello, T, e il faro centrale doveva trasmettere con la luce, come alfabeto Morse, Roma. Allora la sera, verso mezzanotte, poco più, si sente arrivare l'aereo. Tanto tutti i ragazzi erano andati su al campo, pronti. Era una notte bellissima, San Lorenzo, 10 d'agosto. C'era un aereo che si chiamava Pippo, che era quello che veniva. Allora avevamo paura di essere imbrogliati alle volte, invece no, era arrivato proprio l'aereo che ci doveva fare il regalo del rifornimento. E quando è arrivato, ha cominciato a trasmettere. Allora, le lettere, secondo l'alfabeto, una luce più lunga, una breve, punto e linea sarebbe. E allora quando si sono riconosciuti a vicenda, l'aereo si è abbassato, ha aperto lo sportellone, sono usciti 11 paracaduti con un bidone che sarà stato di 70 kg ognuno, e poi ha fatto un altro giro, io dicevo una fioritura proprio di paracaduti. Era una cosa... E un'emozione che non si può dire, perché la vivevamo anche molto idealmente. Ci sembrava un popolo che veniva ad aiutare un altro popolo a liberarsi. E quando il capitano che guidava l'aereo era un italiano, si chiamava Cipriani, che veniva dal sud, si abbassava fino a 500 metri e salutava con la mano e poi se ne andava. Era una cosa molto emozionante. E allora dopo più volte sono tornati, 6-7 volte, a portare questi rifornimenti. Il compito che era stato dato dal CLN, dal Comitato di Liberazione Nazionale, per noi dei Colli Iberici, era quello di ricevere i lanci, di smistare, prima di immagazzinare questo materiale. E siccome nel paese vicino c'erano tante grotte in questa colle, allora si poteva nascondere lì il materiale. Poi c'era la distribuzione ad altri, quindi dovevamo distribuire questo materiale a quelli della montagna e a qualcuno della pianura, con discrezione, niente i comunisti, secondo gli americani, che non era molto corretto questo, perché tutti facevamo lo stesso, diciamo, la stessa lotta, no? E al comune c'era un impiegato che era stato soldato in Germania, ma in Grecia, e si trovava molto spesso con mio fratello, sono stati insieme a dare origine al battaglione Berici. E, però lui ha continuato a mantenere il suo lavoro e dirigeva la cosa, perché gli incontri li facevano soprattutto di sera, e quindi nessuno doveva sapere che questo era il comandante di quel battaglione. Mio fratello era il vice comandante, ma lui era il comandante. Non so come, se qualcuno ha parlato, comunque lo hanno arrestato, lo hanno picchiato di santa ragione, e la notte di Natale, quando hanno cominciato ad arrestare la ragazza e lui, allora ci siamo resi conto che dovevamo smantellare, portato via la roba dalla reggia, minato le grotte, raccolto quello che si poteva e nascosto. Io ho nascosto la radio clandestina che era rimasta da noi, anzi l'aveva un partigiano ma si è spaventato e l'ha portata a me. Il nostro, diciamo, ideale primo era contro la guerra, perché direi che è stata proprio una spinta morale.
quella di dire basta guerra. C'eravamo però lì. Quello che doveva finire era il fascismo, era l'occupazione nazista, e quindi la spinta proprio, diciamo, alla libertà, ma soprattutto all'amore della vita, perché la vita è il dono massimo che abbiamo. E quindi la guerra era da combattere su tutti gli aspetti. E questo credo che alle volte si dimentica, perché si continua anche da noi. C'è, non parliamo adesso che c'è un ritorno di fascismo e di nazismo, forse anche per ignoranza della storia, per scontento, perché certo la democrazia non è stata perfetta, niente è perfetto, né tra gli umani, né tra le istituzioni. Quindi è chiaro che oggi che viviamo i cambiamenti totali, fondamentali, come quelli della globalizzazione, lo scontento c'è perché è generato una grande crisi economica, però il ritorno al fascismo è un segno anche di sconfitta, un po', diciamo così, degli uomini, degli umani, perché l'esperienza della guerra non va dimenticata, e non va dimenticato che la resistenza non è stato solo un fatto italiano, è stato un fatto europeo, dove sono arrivati ad occupare i nazisti con i loro metodi, che erano, diciamo, della civiltà della morte, chiamiamola civiltà, comunque una cultura di morte, è nata per reazione, la spinta alla difesa della vita.